Il bullismo non insegna, segna, e questo è il titolo dell'incontro che Rotary Fanu ha organizzato. Dove si svolgerà? Grazie innanzitutto a Fanu TV per essere sempre stata vicina alla nostra associazione in ogni situazione e permetterci di comunicare che venerdì 31 maggio dalle ore 17 alle ore 19 presso l'ex chiesa del seminario in via Roma Fanu si terrà questo dibattito pubblico, questo convegno pubblico che ha uno scopo, quello di concludere un progetto che ha durato un anno. Il titolo è molto emblematico, è Il bullismo non insegna, segna. Questo perché? Perché il Rotary Club di Fanu ha avuto sempre una grande attenzione per le nuove generazioni e quello che definiamo fenomeno del bullismo e cyberbullismo minorile è uno dei problemi più grandi che i ragazzi ormai affrontano, soprattutto in età sempre più giovanile. A questo punto per noi la partenza è stata l'avere un modello organizzativo gestionale. Per noi un modello organizzativo gestionale che è appropriato e contestualizzato è un importante modo per un'organizzazione di uno, individuare i rischi a cui i minori sono sottoposti durante le giornate scolastiche o in altre situazioni e secondo, permettere all'organizzazione di individuare delle azioni appropriate in grado di eliminare o ridurre questi rischi a cui i ragazzi vanno incontro. Partendo appunto da questo fatto che il modello organizzativo gestionale e partendo da un aspetto fondamentale che è stato un incontro tra il Rotary Club e una grande esperienza maturata da un istituto fanese scolastico che è il Polo 3, che tanti anni fa, ormai sono quasi 4, ha adottato un modello organizzativo che attualmente ancora sta adottando con dei risultati estremamente positivi, il Rotary ha deciso di dotare tutti gli istituti comprensivi di Fanu e Marotta, che sono la FA di Bruno, la Gandiglio, la Nuti e la Padalino, di un modello organizzativo gestionale atto a prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo minorile. Come si svilupperà l'incontro del 31? Il 31 l'incontro sarà basato su due fasi fondamentali. Un primo momento ci saranno delle relazioni fatte da relatori importanti che abbiamo raccolto in Italia, esperti nel settore. Si parlerà partendo dall'aspetto sociologico del bullismo sulle nostre collettività, qui sarà l'Università Politecnica delle Marche a intervenire dietro una ricerca che è stata fatta. Poi interverranno dal punto di vista psicologico-pedagogico degli psicologi. Poi ci sarà invece un esperto di modelli organizzativi gestionali che permettono appunto di creare all'interno di queste scuole metodi e metodologie di controllo. A quel punto, finito i primi tre relatori, ci sarà l'esperienza del Polo 3. Quindi sentiremo dalla voce della preside, della dirigente scolastica e delle professoresse che hanno seguito il sistema antibullismo in questi 4 anni l'esperienza di una scuola che previene il modello. Nella seconda parte invece? Nella seconda parte ci sarà un dibattito pubblico dove chiunque che interviene può intervenire facendo domande ai relatori a disposizione. Verrà presentato anche un manuale? Alla fine del progetto è stato redatto un manuale, lo chiamiamo manuale d'uso perché è un manuale frutto di un'esperienza pratica che verrà donato a tutte le persone che interverranno al dibattito.